Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Cristina, bentornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere i miei prodotti per le labbra, mascherina proof. Voi sapete benissimo che il mio prodotto di make-up preferito è il rossetto e purtroppo il rossetto non si sposa bene con la mascherina. Da quando abbiamo avuto l'obbligo di indossare la mascherina, io uso sempre gli stessi due o tre prodotti perché sono sicura, li ho già testati, so che non si appiccicano e non sporcano la mascherina, qualche volta metto anche solo il burro cacao, anche perché io non sono una di quelle che usa la mascherina proprio nello stretto necessario, ma anzi, se non sono più che sicura che posso toglierla, non la tolgo. Addirittura pensate che io quando vado al ristorante non tolgo la mascherina finché non mi arriva il piatto, perché comunque mi sembra brutto parlare con la cameriera senza la mascherina, insomma, un po' di rispetto. Quando arriva il piatto la tolgo, però sì, in questo caso proprio il rossetto non serve, anche perché poi mangiando magari un po' se ne va. Allora, siccome che stiamo andando comunque verso un inverno dove dovremmo in ogni caso tenere la mascherina, ho detto ok. Guardo nella mia makeup collection, vado un po' a memoria e tiro fuori i prodotti, le tinte o i rossetti che mi sembra siano no transfer o comunque più resistenti. Sono quasi tutti matte perché chiaramente i prodotti matte sono quelli più resistenti. E niente, li proviamo insieme. Li provo adesso sul mio braccio, poi li lascio ad asciugare per bene e infine facciamo insieme la prova mascherina. Ho tirato fuori un bel po' di prodotti per le labbra, quindi spero che mi basti un braccio solo, se no dovrò usarli tutti e due. Dunque, come tinte cominciamo con quella di Clio, il rossetto liquido Mama Not. Questo l'ho già usato parecchie volte, però non ricordo onestamente se mi sporcava la mascherina. Sapete che non mi ricordo? Proviamolo. Il secondo prodotto è il rossetto liquido di Jeffree Star Androgyny. Questo non ricordo se l'ho usato con la mascherina o no, quindi beh, questa è una buona occasione per provare. Questo invece è il rossetto liquido di Catrice. Questo sì, l'ho già usato, è il Matte Ink Pro No Transfer. E appunto, questo l'ho già usato con la mascherina e non mi ha sporcato, ma insomma, proviamolo comunque insieme, così vedete anche voi. E approfitto anche per farvi vedere il colore, perché poi alla fine il range colore non sarà poi così, così allegro, vedrete. Questa invece dovrebbe essere No Transfer perché è la Velvet Ink di Mulac e si sa che sono famose per appunto essere No Transfer. In questo caso è la Isley OK. Purtroppo ne avevo anche un'altra che si è degradata e si è rovinata, ho dovuto buttarla. Però queste Velvet Ink sono fantastiche. Se veramente reggono la mascherina, mi sa che ne comprerò almeno un 5-6. Questo è un bellissimo colore autunnale barra invernale, un bellissimo marrone. Poi ho questa che anch'essa l'ho già provata con la mascherina ed è di Mellow, la Matte Liquid Paint Lip. E il colore è Teran, è un bellissimo colore sabbia rosato. Adesso anche questo ve lo faccio vedere nonostante io già conosca il prodotto e so che non rovina, non sporca la mascherina. E l'ultima invece è una di quelle tinte che ho usato parecchio in quest'estate, visto che il colore è bello acceso, diciamo, ed è la tinta di Sebil di Revolution, la Sebil che è una influencer, credo, che ha fatto una linea insieme a Makeup Revolution. Il colore è molto carino, adesso ve lo faccio vedere. E comunque questa, se non sbaglio, l'ho usata parecchie volte e non credo che abbia sporcato la mascherina, però io sto andando proprio a memoria perché non fidatevi della mia memoria. Passiamo ai rossetti da questa parte. Questo è il rossetto di Mulac Lady Mary. Anche questo è molto matte, molto secco anche come rossetto, però il colore è molto bello. Adesso ve lo faccio vedere. Purtroppo da questa parte ho un graffio del gatto, quindi vabbè, dovete aver pazienza. Questo è il colore, molto 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 bello. Speriamo, perché almeno con questo, insomma, riesco a sfangare un po' di inverno. Questo di Diego Della Palma invece è dell'ultima collezione estiva, è il 255 Moulin Rouge, rossetto opaco matte lipstick, e devo dire che mi è stato venduto come un rossetto che può essere usato con la mascherina perché
Non è, insomma, è un matte che non sporca. Ma vediamo. Il colore è comunque molto bello e diciamo che in differenza di quello di prima di Mulac è sempre un rosso, ma questo ha una gradazione diversa, vedete? Proviamo anche questo e passiamo alle ultime due, che sono due matitoni che in teoria i matitoni non dovrebbero essere transfer perché sono matite. Di solito i matite hanno questo effetto un po' più secco, un po' più matte. Proviamo. Questa è quella di Lavera, la Matte & Stay Lip. Questa mi è stata data in omaggio al Sana. Il colore è molto chiaro, è un pesca che però diciamo che per l'inverno, l'autunno potrebbe anche andare bene. Scusate, qui ho il graffio del gatto che vi dicevo, vabbè, cercherete di non guardarlo. Ecco, molto molto chiaro. E l'ultima matita invece, matitone sempre, è di Kiss Me Makeup Milano. In questo caso è un matitone più scuro, sempre sul rossiccio marrone. Eccolo qua. Ecco, la sinistra non è facile fare gli swatch. Eccolo qui. Ora io lascerò che entrambe le braccia si asciughino, cambierò anche inquadratura perché mi avvicinerò e vedremo insieme la prova mascherina. Much, much, much later. Eccoci qua, allora ho cambiato inquadratura perché col telefonino si vede un po' meglio. Questi sono i colori che si sono asciugati e i corrispondenti prodotti. E adesso facciamo appunto la prova mascherina. Questa è la mascherina che ho usato stamane, l'ho igienizzata, quindi sicuramente poi la butterò, ma comunque è tranquilla, diciamo che è pulita in un certo senso. Niente, proviamo. Allora, intanto l'appoggiamo, gli giochiamo un po' sopra, facciamo finta di parlare. Ok, allora, come potete notare, non è che siano proprio no transfer tutti. Sicuramente quello di Clio non lo è, vedete? Quello di Clio non lo è e non lo è nemmeno quello di Jeffree Star. Mentre mi sembra che assolutamente questo non ci sono segni. C'è un leggero segno per quel che riguarda il Velvet Ink, mentre le altre due non hanno nessun tipo di segno. Ora facciamo un po' dall'altra parte dove è pulito, vediamo un attimo quelle che sembrano, vabbè, queste due sicuramente no, ok? Quella di Catrice è pulito, quella di Mulac è abbastanza pulito, rimane appena appena perché sapete perché è leggermente appiccicoso, forse non è del tutto asciutto. Quella di Mellow è, vediamo, beh, una piccolissima traccia, e invece quella di Revolution non ha neanche un segno. E adesso proviamo invece a vedere i rossetti. I rossetti, vi posso già dire che è una delusione perché, come notate, anche mentre stavo lavorando, stavo aspettando che si asciugassero, alcuni si sono sbavati, quindi proviamo direttamente con la mascherina. Sì, direi che da questa parte non ci siamo proprio. Il primo è quello di Mulac, che sì, è molto matte, ma comunque non è no transfer. L'altro è quello di Diego Dalla Palma e anche quello, come potete vedere, sì, è totalmente sbiadito e guardate quanta roba è rimasta sulla mascherina. Il matitone mi sembra che si sia comportato bene, però come vedete comunque è molto sbiadito. Quello di Kiss Me Makeup mi sembra che sia quello che si è comportato meglio. Facciamo la stessa prova che ho fatto dall'altra parte, cercando un pezzo di mascherina pulita. Le prime due manco le calcolo e vediamo il matitone di Lavera. Sì, abbastanza pulito, c'è cioè appena appena un segno. E l'altro matitone di Kiss Me Makeup, ecco, questo è pulito. Quindi io non avrò tutta questa gran scelta per quest'inverno, perché sì, farò altre prove con altri prodotti che ho, oppure comprerò qualcosina che sia veramente no transfer. Mentre aspettavo che si asciugassero i rossetti, avrei potuto approfittare per dirvi di iscrivervi al canale e mettere like se vi piace il video. Ve lo dico adesso, ok? Quindi niente, io spero che questo video vi sia stato utile. Fate anche voi come me, prendete i vostri prodotti e fategli fare la prova mascherina. Usate una mascherina già usata e igienizzata.
specializzata e fate come me. Spero appunto che questo video vi sia stato utile e se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi come al solito. E niente, un bacio e alla prossima. Ciao ciao!